Allora, è un caldo infernale, ragazzi. Sono chiuso in laboratorio con le ventole che girano, devo stare sigillato perché altrimenti sentono un sacco di rumori e non posso aprire le finestre. Quindi questo video sul Bramble sarà un video abbastanza corto perché veramente ho bisogno di aprire le porte e le finestre. Tornando a noi e parlando di cose serie, drink serie. In questo video vi parlerò del Bramble. Il Bramble è un classico della miscelazione, non vetusto e datato come drink che abbiamo visto anche del proibizionismo o pre-proibizionismo, quindi inizio del Novecento o addirittura dell'Ottocento, ma è un drink degli anni Ottanta, inventato da un grandissimo barman che purtroppo è venuto a mancare pochi anni fa, che si chiamava Dick Bradsell, che ha inventato questo drink negli anni 80 quando lavorava al Fred's Club di Soho a Londra. Nato negli anni 80 è diventato immediatamente un grande classico e ci ricorda, no, come anche dei drink abbastanza recenti, come abbiamo visto anche il Breakfast Martini di Calabresi in un precedente video, sia diventato in pochi anni un classico. Quindi un drink per diventare un classico contemporaneo, un classico moderno, non ha bisogno di essere nato, no? 100 e più anni fa. Okay? Basta che fondamentalmente le persone lo chiedano, lo consumino e diventi un drink di fatto famoso e che abbia qualcosa da raccontare. Il Bramble è un drink molto semplice, c'è un piccolo accorgimento tecnico di cui parleremo nella preparazione ed è composto da gin, succo di limone, sciroppo di zucchero, quindi di base ha la struttura di un sour, gli manca l'ingrediente schiumogeno, quindi gli manca l'albume d'uovo o eventuali altri schiumogeni e vede una parte fruttata di un liquore alle more, una crème de mûre, questo sarà un ingrediente molto importante. Quindi in questo drink si creerà un bellissimo equilibrio tra le parti più speziate del gin e delle parti invece un pochino più fruttate, in tutto bilanciato nel gusto da limone, zucchero, ok? Prima di lanciarmi nella preparazione mi presento per chi non mi conoscesse, chi mi conosce può saltare questa parte. Io sono Giovanni Ceccarelli, ho un blog sulla miscelazione www.giovanniceccarelli.com e sono un formatore in Dream Factory. Dream Factory è una scuola per barman con sede a Bologna, in questo momento mi trovo in una delle due nostre sedi, mi trovo nel nostro laboratorio, questa è la parte homemade, perché io mi sono specializzato nelle preparazioni homemade, in tutto ciò che riguarda la parte più scientifica del bar. E niente, insomma, andate a vedere il mio blog, guardate il sito Dream Factory per scoprire chi sono. Tornando a noi, andiamo a preparare il Bramble. Io il Bramble lo vado a servire in un tumbler basso. E tumbler basso che posso anche andare a raffreddare se voglio, ok? Prima di andare a creare il mio drink. È un drink che deve essere shakerato, quindi come prima cosa possiamo andare a raffreddare il bicchiere. Prendiamo poi lo shaker e all'interno dello shaker andiamo a versare gli ingredienti indicati, quindi 50 ml di gin, di London Dry Gin. Poi ragazzi, sentitevi anche un pochino liberi di utilizzare il gin che più vi piace, un po' più profumato, un po' meno profumato, insomma, scegliete quello che vi piace. 20 ml di succo di limone fresco, come sempre importantissimo, spremete il limone fresco, lo filtrate e lo utilizzate al momento, se dovete farvi magari il drink a casa oppure siete al bar, spremete il succo di limone, lo filtrate e lo stoccate in frigo. 10 ml di sciroppo di zucchero, quindi con lo zucchero non vado ad esagerare perché chiaramente anche la crème de mûre avrà una bella quantità di zucchero all'interno. Quindi possiamo andare a miscelare e assaggiare. In un video precedente mi sono beccato una sgridata perché poi ragazzi vi dico la verità, adesso questi sono video, quindi a volte mi prendo delle libertà che chiaramente al bar non mi prendo. Quindi in un video precedente ho assaggiato direttamente in bocca e mi hanno sgridato, un ragazzo che guarda i video mi ha sgridato. Effettivamente ha ragione, perché anche se è un video, comunque è un video che poi vedono migliaia di persone e non è il massimo, potrebbe passare un messaggio insomma scorretto. Ghiaccio, quindi mi sono fatto perdonare, ghiaccio e andiamo a shakerare. Shakeriamo per raffreddare e diluire. Ok,
Ok, una volta raffreddato e diluito, io faccio questa operazione qui. Tolgo il ghiaccio dal bicchiere che intanto si è freddato, vado a filtrare il drink, ok? Quindi uso lo strainer e vado a filtrare il drink. Perché questo drink va servito su ghiaccio tritato, però come avete visto anche in altri video, io solitamente quando devo versare un drink su ghiaccio tritato o come nel Mai Tai shakerarlo col ghiaccio tritato, shakerò con poco ghiaccio tritato perché voglio aggiungerlo dopo per fare un po' quella montagnetta. Quindi prendo poi il ghiaccio tritato e lo vado ad aggiungere. Se invece shakerassi direttamente con tutto il ghiaccio tritato che serve, non riuscirei a fare, ok, questo effetto così, un pochino iceberg, no? Quindi bello che altrimenti risulterebbe completamente piatto. A questo punto si prendono 15 millilitri di crème de Mure, quindi questo liquore alle more. I liquori francesi sono, di frutta sono eccezionali, e andiamo a versarlo in questo modo sopra. E si creerà esteticamente, no, questo effetto che scende. E lo possiamo andare a decorare, per esempio, con una fettina, una rondella di limone, una rondella di lime e servirlo con una cannuccia. Vi dico una cosa, ragazzi, io se vogliamo servirlo, no, in questo modo, in cui il prodotto magari va anche a fare questa sensazione e a fermarsi un po' sul fondo, servirei questo drink con uno stirrer o comunque uno stecchino, qualcosa per fare in modo che il cliente possa andarlo a miscelare, perché altrimenti si potrebbe rischiare, no, che il drink non sia perfettamente miscelato. Quindi, se vi piace servirlo in questo modo, che magari si crea, no, anche un po' questa variazione di colore, che può essere anche bella, però attenzione al fatto che poi vada dal cliente un attimo miscelato. Ok, quindi ricordatevi che se fate una scelta puramente estetica, però dobbiamo anche poi, se questa scelta estetica influisce sul sapore del drink, dobbiamo poi anche eventualmente correggere quell'errore o dire al cliente di andarlo leggermente a miscelare. Ok? Questo è un Bramble, secondo me è un drink eccezionale, un drink che anche con tutto questo ghiaccio tritato rimane molto freddo, tenore alcolico, poiché anche chiaramente molto diluito, tende a essere medio-basso e secondo me è un drink perfetto anche da bere in giornate torride come queste anche al pomeriggio. Chiaramente andateci piano perché comunque la quantità di alcol non è poca, quindi nonostante il tenore alcolico non sia molto alto, perché comunque è molto diluito, però la quantità di alcol che ingerite comunque non è poca, perché si vanno a ingerire tra gin e crème de Mure circa 60 ml, 65 ml di prodotto alcolico. Non è tutto alcol, c'è anche una componente di acqua anche in questi prodotti. Se siete curiosi di andare a calcolare il tenore alcolico del drink ed eventualmente i grammi di alcol che ingerite, vi faccio apparire qua il mio calcolatore che ho sul blog. Per vederlo, utilizzarlo, bisogna essersi registrati a Cocktail Engineering Pro, la mia area riservata ai professionisti all'interno del blog, però potete utilizzarlo e andarlo a provare per fare i vostri calcoli. Io vi ringrazio, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanella, così che ogni volta che pubblicherò un video verrete avvisati e mi aiuterete anche a far crescere il canale e di questo vi sono grato. Quindi grazie mille. E alla prossima!